Toni Drazza. Nella settimana per la vita organizzata dalla nostra diocesi, un grande spazio è stato giustamente dedicato ai giovani. Lunedì e mercoledì l'incontro con gli studenti delle medie e delle superiori e questa sera, venerdì 8 febbraio, nella parrocchia San Massimiliano Colbe di Giugliano, questo evento preparato dalla pastorale giovanile è impreziosito dal tuo intervento. Ecco, tu hai detto che per essere felici dovremmo capire che le nostre fragilità ci rendono quello che siamo, cioè originali. Ti chiedo come si fa ad accettarsi pienamente e a non vivere cercando di essere la bella copia di se stessi o la brutta copia di qualcun altro. Ma innanzitutto è necessaria una grande conoscenza di sé, delle proprie cose, delle proprie possibilità e anche delle proprie lentezze. Io credo, per arrivare a dire quello che ho scritto per presentare questo incontro che faremo questa sera, è necessario fare un cammino così di profondità e non di lunghezza, riuscire a capire che le fragilità sono la parte più intima della nostra vita, più intima della nostra esistenza, e sono quelle che danno davvero l'originalità del nostro essere, del nostro vivere. Spesso però siamo portati a coprirle, a truccarle, a non farle vedere. In effetti succede sempre così, che le fragilità le mostri soltanto in un dialogo di intimità con un'altra persona. Di solito fuori si mostra sempre la parte carina, quella bella, la bella copia che dicevi tu. E allora io credo che per essere veramente noi stessi dovremmo essere capaci innanzitutto noi di accettare che siamo fragili, che non facciamo sempre le cose giuste, che non ci riesce sempre tutto bene, ma per fare questo ci vuole un cammino in profondità e ci vuole qualcuno che ci accompagni e che ci dia la possibilità di esprimere anche le nostre fragilità. Di solito noi cerchiamo, magari qualcuno ci chiede soltanto i risultati, ci chiede soltanto la possibilità di essere bravi nel superare quiz, nel superare test. Invece molto spesso dobbiamo essere capaci di rallentare le corse e di accettare quello che siamo. Perché quando accettiamo quello che siamo comincia la felicità. Tra le attenzioni poste dalla Chiesa al centro di questa giornata per la vita ci sono il lavoro per i giovani, il futuro incerto, il calo di nascite. Ecco, tutte incognite che minano la stabilità della famiglia come grembo generativo del nostro paese. Sì, sono i temi, credo, importanti di questo tempo che stiamo vivendo, no? Che sono piccole mine davanti al nostro cammino, che noi dovremmo cercare innanzitutto di riconoscere e poi di vivere. Il lavoro dei giovani, che è così l'aspetto che più mi interessa in questi anni della mia vita, è davvero il tema delle nostre giornate, dovrebbe diventare il tema delle nostre giornate, ma non soltanto la ricerca di un posto di lavoro, non soltanto la ricerca di qualcosa da fare. Noi dovremmo essere in grado anche di dare ai giovani la possibilità di vivere bene quello che trovano, perché c'è il rischio che i nostri impegni, il nostro cuore, le nostre intelligenze siano soltanto indirizzate al trovare un lavoro. Una volta trovato pensiamo di esserci sistemati per sempre, e invece attorno al tema del lavoro ognuno di noi deve trovare anche la capacità di saper vivere quel lavoro, di non farlo diventare il dio della propria vita per andare oltre i comandamenti e per mettere Dio da un'altra parte, dietro la nostra vita. Non ci vogliono soltanto i grandi peccati. Molte volte mettiamo Dio da parte quando assolutizziamo un'altra realtà che non è Lui. Allora anche il mondo del lavoro vissuto così diventa estraniante. Uno trova il lavoro e si sente appagato e crede che il suo cammino sia finito. Invece c'è tutta una serie di gratuità, di attenzioni, di relazioni che noi dovremmo riscoprire. Io credo che questa è una delle azioni più importanti che noi possiamo fare, i preti, gli educatori, le comunità parrocchiali. La vita non finisce quando trovi un posto di lavoro. La vita continua in maniera diversa,
con tutta una rete di gratuità che noi dobbiamo riscoprire. Per concludere, ti chiedo come si costruisce una solidale alleanza tra le generazioni. L'alleanza tra generazioni si custodisce innanzitutto cercando di ritrovare un'amicizia tra persone di diversa età. E questa amicizia si ritrova soltanto quando qualcuno riesce ad abbassare le proprie pretese nei confronti di un altro. Quando gli adulti non diventano soltanto delle persone che giudicano l'operato dei giovani, quando gli adulti provano a mettersi nei panni di questi giovani ragazzi che provano a fare sul serio con la loro vita ma poi non ci riescono sempre, e i giovani devono altrettanto abbassare le proprie soglie e permettere agli adulti di entrare nei loro mondi, perché spesso succede che i giovani considerano gli adulti tutti brutti e cattivi, no? Allora l'amicizia e la bellezza di una relazione intergenerazionale avviene soltanto quando le due soglie si abbassano, quando i giovani e gli adulti pensano bene tra di loro e quando poi possono essere in grado di pensare che tutta la vita va vissuta perché un adulto accompagna un giovane e, perché no, anche un giovane che accompagna un adulto a scoprire cose belle della propria vita. Non tutto avviene per magia, tutto avviene per lavoro e per attenzione.